Antonello Posillipo. Buonasera. Allora, io volevo dedicare una poesia in omaggio alla donna, quindi una poesia dedicata a una poesia dedicata come un omaggio alla donna, quindi una poesia contro la violenza sulle donne. Fu la mia prima poesia scritta nel 2018. Non è la guerra 15-18? No, nel 2000. Sono un po' emozionato. Niente, basta. Sì, no, credo di prendere la memoria, si chiama Vale. Allora, prego. Vale, amica, lungo le contrade meschine, il dileggio dell'ignoto, conoscerti pure. E si innalzano i gabbiani, accenno dei miei pensieri, che così bene, cotal ti spalvero. Nel frattempo che tu trovi la prova, qua, vero? Mi ricordo mai. No. Allora, voi lo sapete, lui è il nostro segretario. Dobbiamo vedere bene per il 6, mi raccomando, e lo ripeto. Se volete interpretare un personaggio del, tra virgolette, presepe, organizzatevi, perché faremo una bella sfilata e se venite vestiti bene andremo fuori dalla galleria. D'accordo? Venite vestiti, se, soprattutto. Non vestiti, vestiti ad hoc. Cioè, ad esempio, se uno vuole fare la pastorella, non è che deve camminare a mezza strada vestita da pastorella. In una busta si porta qui l'abbigliamento e poi dopo... La pecora dove la porta? La pecora dove se la porta? Puntini. Ne teniamo una sempre. Puntini, ne teniamo tante di pecore. Va bene? Basta uscire per Salerno. Quante pecore? Hai trovato? Ok. Non era un'occhetta. Noi... No, questa poesia è recente, si chiama Viaggiatori solitari. Unirci sogni ambiti. Non vedo altro che futili stanze ingiallite da furiosi cavalli, sparsi tra le nuvole. Ancelle dei miei pensieri ondivaghi come foglie, il vento li attraversa.